Il governatore toscano Enrico Rossi, stamani al processo a Grosseto per il naufragio della Costa Concordia, è stato chiamato a deporre come testimone insieme ad Anna Maria Sargentini, presidente dell'Osservatorio sulla Concordia, e al sindaco del Giglio, Sergio Ortelli. Ho apprezzato la determinazione di Costa Crociere nella rimozione del relitto, ma ci saremmo aspettati qualche ritorno economico positivo con la demolizione della nave che venisse fatta in Toscana, ha detto il presidente della regione, che è parte civile. Eravamo conosciuti per Galileo Galilei e Leonardo da Vinci, ma adesso tutti ci conoscono per Schettino e le sue oscenità, ha detto Rossi a margine del processo nella fase concentrata sulla determinazione del risarcimento del danno. La Toscana vantava un paesaggio straordinario e quel mostro adagiato ha dato un tocco mortale al turismo non solo del Giglio ma di tutta la nostra regione. La testimonianza di Sergio Ortelli, sindaco dell'isola del Giglio, si è concentrata sui danni incalcolabili al brand dell'isola. Opere previste sull'isola come al porto e per musei, ferme o rimandate sine die, economia turistica e portuale colpite da un forte calo di introiti. Poi il sindaco ha ricordato un episodio relativo alla mattina del naufragio. Incontrai il personale di Costa, vennero da me due marinai, mi dissero che avevano un carico prezioso da mettere in un posto sicuro. Avevano con sé un borsone, non avevo certezza, ma immagino che vi fosse del denaro. Io gli indicai di andare nell'appartamento accanto al mio ufficio, poi non so quanto rimasero, mi dovevo occupare di gestire i soccorsi. Grande assente oggi al processo l'imputato Francesco Schettino. Il suo difensore Domenico Pepi ha spiegato ai giudici che l'ex comandante della Concordia ha problemi di salute e che si scusa per l'assenza.